Allora, ragazzi, prima di andare avanti con questo video, voglio assolutamente che lasciate un like di supporto sin da questo momento, perché i grafici che ho realizzato in questo video ci ho lavorato un pochino. Non è che siano chissà quali grafici, ma ragazzi, già che mi lasciate il like di supporto vuol dire che il mio lavoro è stato ben gradito. E con questi grafici voglio parlarvi in modo semplificato per quanto riguarda il mondo delle VPN, cosa succede senza VPN, cosa succede con una VPN attiva e quant'altro. Quindi, ragazzi, facciamo partire la sigla e noi ci vediamo subito dopo. Sigla! Allora, ragazzi, io ormai sono anni che utilizzo connessioni VPN sia quando viaggio, perché ci sono luoghi pubblici dove offrono una connessione internet gratuita e proprio per questo io devo essere protetto e navigare sotto reti VPN, ma a questo ci arriviamo dopo. Ma fatto sta che ci sono anche alcune volte dove io utilizzo una connessione VPN anche a casa, magari sa, per sbloccare quelle cosette che in Italia non sono ancora pubbliche, ma questo è un altro discorso. Allora, iniziando a parlare di queste VPN, ragazzi, vi dico che questo non sarà né un video di sponsorizzazione né un video di collaborazione, ma è semplicemente un video da là dove non andrò a parlare di un servizio VPN specifico, ma di VPN in generale. Poi, se ci sta tra di voi che state guardando questo video un'azienda che porta le VPN, fatemelo sapere, possiamo iniziare una collaborazione. Io vi aspetto, sono qui. Ma al di là di questa premessa, ragazzi, partiamo da quello che è il termine VPN. Cosa vuol dire VPN? VPN sta per Virtual Private Network. Tradotta in italiano e detta semplicemente tra noi, vuol dire una connessione di reti private virtuali che ci offrono la protezione online. Ma adesso, detto questo, vediamo un po' cosa succede quando navighiamo senza una connessione VPN? Sì, ragazzi, navigare senza una connessione VPN, soprattutto in quei luoghi pubblici, è davvero pericoloso. Allora, facciamo partire subito i grafici e vediamo un po' cosa succede quando stiamo senza connessione VPN. Immaginatevi voi, quell'omino bianco siete voi. E vi trovate in uno dei luoghi pubblici che offrono internet gratuito, come hotel, come stazioni ferroviarie, luoghi di ristorazione, centri commerciali e, ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Da questi luoghi che vi ho elencato abbiamo a disposizione magari uno dei tre dispositivi, normalmente tra un computer, uno smartphone e un tablet. Da uno di questi tre dispositivi possiamo scegliere di collegarci in due diversi modi, via Wi-Fi e via LAN cablata, ovvero connessione via cavo. In alcuni punti sì, ve la dico, perché in alcuni punti è capitato che io abbia avuto a disposizione anche una connessione LAN cablata, ma sono pochi quei punti, solitamente offrono una rete Wi-Fi, ma questi sono dettagli. Una volta che noi ci siamo collegati con una delle due opzioni disponibili tra Wi-Fi e LAN cablata, ovvero via cavo, ci viene assegnato un indirizzo IP. Questo indirizzo IP è pubblico e nel momento in cui ci viene assegnato siamo subito online, ragazzi. Quindi siamo pronti a fare la nostra navigazione online, vedere video su YouTube, vedere qualche film di streaming, in streaming, ed accedere a tutti quei servizi che normalmente noi facciamo accesso ogni giorno. Ma cosa potrebbe capitare se ci troviamo in questi luoghi pubblici dove offrono wifi gratuito? Non dico tanto a casa, perché a casa ovviamente ognuno di noi tiene monitorata la propria rete, ma in alcuni casi, come dicevo all'inizio, anche io ne faccio uso di VPN, ma solo in alcuni casi, e questi sono altri dettagli. Andiamo a vedere cosa succede in questi luoghi pubblici quando noi utilizziamo una connessione internet pubblica senza VPN attiva. Potrebbe capitare che dall'altra parte della connessione possa starci un malintenzionato che nel frattempo avrà già capito sotto quale connessione siete, avrà già recuperato il vostro indirizzo IP. Da quell'indirizzo IP lui avrà già avviato lo sniffing dei dati, e sniffing dei dati vuol dire che già sta recuperando tutti i vostri dati inerenti a password, password che magari fanno riferimento ai vostri account social,
password che fanno riferimento a conti bancari e ragazzi e tutti i vostri dati che ormai saranno già in mano sua e li avrà anche scaricati. E ragazzi, lì potrebbe succedere l'impossibile, perché avendo quei dati potrebbe fare qualunque cosa alle vostre spalle. E ormai quando ve ne siete accorti sarà già troppo tardi. Sì ragazzi, per questo in luoghi dove offrono internet pubblica, in quei luoghi pubblici, consiglio sempre di navigare sotto VPN. Andiamo avanti. Adesso vediamo cosa succede se noi attiviamo una connessione VPN sempre in questi luoghi pubblici dove la offrono. Stessa situazione di prima ragazzi, non cambia nulla. Stessa situazione di prima, noi che ci troviamo in uno di questi luoghi pubblici, sempre uno dei tre nostri dispositivi a disposizione, sempre le due opzioni di connessione tra wifi e LAN cablata. Nel momento in cui ci colleghiamo ragazzi, o alla wifi o alla LAN cablata via cavo, attiviamo la nostra VPN. E nel momento in cui colleghiamo su una VPN abbiamo anche la possibilità di scegliere il server a cui collegarci. Una volta che abbiamo scelto il server a cui collegarci, cosa succede? A questo server, una volta che è arrivato il nostro reale indirizzo IP e i nostri dati, lui si occuperà di andare a criptare in primis l'indirizzo IP e tutti i nostri relativi dati. Quindi prima di andare in rete farà questa fase di criptare tutti i nostri dati, l'indirizzo IP. Una volta che avrà finito di criptare tutto, ci darà un indirizzo IP che farà parte di quel server lì, e una volta che ci ha segnato questo indirizzo IP, ovviamente criptato, siamo pronti a navigare in internet. E una volta che stiamo navigando in internet, ragazzi, qui siamo tranquilli, siamo sicuri, perché l'indirizzo IP che ci ha dato il server a cui ci siamo collegati con la VPN, ragazzi, non potrà succedere mai nulla. Poi dipende, non lo so, però siamo comunque protetti dalla VPN nel caso se ci fosse dall'altra parte della connessione un malintenzionato che avrà già capito, come prima, sotto quale connessione siete, avrà già recuperato il vostro indirizzo IP, e qui che casca l'asino. Perché? Perché lui, anche avendo un indirizzo IP, non potrà farci nulla, perché avendo l'indirizzo IP si troverà davanti una barriera, una porta chiusa, un cancello, un lucchetto, chiamatelo come volete, si troverà tutto barricato, perché non potrà bypassare mai quell'indirizzo IP, perché quell'indirizzo IP è criptato e contiene tutti i nostri dati, e di conseguenza non potrà scaricare i vostri dati e magari fare delle azioni fraudolente alle vostre spalle. Quindi la VPN serve maggiormente a restare protetti. Ma ragazzi, le VPN, sì, ci sono vantaggi, svantaggi. Allora, io non è che abbia trovato chissà quali vantaggi, però ripeto, il vantaggio è quello lì di sbloccare servizi in Italia che ancora non sono disponibili, e viceversa. Magari mi trovo all'estero, voglio guardare o seguire servizi italiani dall'estero, attivo una VPN situata in Italia e posso vedere tutti quei contenuti che fanno parte dell'Italia, e viceversa. Svantaggi no, per quanto mi riguarda, anche perché il servizio VPN che utilizzo io mi dà tutte le opzioni di protezione a disposizione. Pago una tantum a mese, sono tipo 10 euro più o meno, e devo dire che mi trovo veramente molto molto bene. Ma adesso la domanda è, sicuramente qualcuno di voi se lo sta chiedendo, ma le connessioni VPN trattengono i nostri dati, ovvero salvano i nostri dati? Allora, nel momento in cui noi facciamo la connessione da VPN, sì che tracciano i vostri dati, ma solo per la durata della connessione, perché non tutti i servizi VPN fanno in questo modo. Quindi attiviamo la connessione VPN, loro tengono traccia dei nostri dati, quei siti che visitiamo, quello che facciamo in rete, ma nel momento in cui facciamo la disconnessione dal servizio VPN, ragazzi, tutti i dati vengono cancellati. Ripeto, dipende dal servizio se fa una cosa del genere o meno, ma io con il servizio che utilizzo fa questa cosa qui. Conserva i dati solo per la durata della connessione, ma poi dopo vengono cancellati e viene rimossa ogni traccia. E generalmente i servizi VPN, ragazzi, si possono pagare tra
i 9 e gli 11 euro, poi dipendo, io lo pago 10 euro al mese, mi trovo veramente molto bene, sono sempre protetto online, soprattutto nelle connessioni internet pubbliche che vi ho elencato in precedenza, e ragazzi, e vi consiglio anche a voi di attivare un servizio VPN, ma ci sono anche di quelli gratis, però io qua in basso nella descrizione vi lascio comunque il link al mio servizio VPN, ma vi lascio anche delle valide alternative che più o meno riescono ad offrire gli stessi servizi. Quindi ragazzi, valutate, e per consiglio ve lo ripeto, attivate una VPN, un servizio VPN, perché vi potrà essere utile in molti casi. E niente ragazzi, questo video finisce qua, mi sono dilungato già troppo sulle VPN, poi sul blog trovate anche l'articolo che vi lascio qui a destra nelle schede, nella descrizione, un articolo proprio che parla di reti VPN, nel caso io non abbia detto qualcosa lo trovate in quell'articolo. E niente ragazzi, lo sapete, lasciate la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle VPN, se le utilizzate, se le utilizzereste. E niente raga, solita cosa, iscrivetevi, lasciate un like, commentate, condividete, mi trovate anche su Instagram, e noi ci vediamo sempre qui con il prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao! Thank you.